c'è un'enorme perdita di acqua, che nei nostri acquedotti sono dei veri e propri colabrodi, soprattutto per esempio in Sicilia. La Sicilia è ricchissima di acqua, ma i suoi acquedotti perdono molto più del 50%. E questo non è solo in Sicilia, si può dire in tutta l'Italia gli acquedotti sono in pessime condizioni. E oggi la gestione dell'acqua è pubblica e dovrebbe essere il pubblico, le regioni, le province, i comuni, a farsi carico di mantenere e di migliorare la situazione degli acquedotti. E questo per ora mi pare si faccia molto poco. E la domanda è, dandola in gestione ai privati, avremo una gestione migliore? Si faranno carico di riparare gli acquedotti oppure si limiteranno a aumentare il costo dell'acqua? Questa è una domanda. Idealmente uno sarebbe disposto anche a pagare di più l'acqua purché si provveda a veramente a riparare gli acquedotti, a evitare questa enorme dispersione, anche perché l'acqua non è eterna. Come il metano, come il petrolio, ora si comincia a pensare anche alla possibilità che l'acqua sparisca dal pianeta e allora sparirebbe anche la vita. Quindi un gestore privato ideale dovrebbe essere una persona estremamente onesta che per prima cosa si fa carico di riparare gli acquedotti, magari aumentando un po' il costo dell'acqua, però prima di tutto riparare gli acquedotti. Ma questo forse è un'utopia, almeno le esperienze che abbiamo finora di privatizzazioni o anche parziali privatizzazioni sono piuttosto deludenti. Io ho l'esperienza di quello che è successo con le ferrovie, che non sono privatizzate, però sono diventate aziende, devono fare, infatti non ci chiamano più viaggiatori, ci chiamano clienti, però da che siamo clienti il servizio è peggiorato, nettamente peggiorato.